Amadore Vito, classe 1921. A soli 20 anni fu chiamato alle armi. Combatté prima in Francia, poi a Genova. Dopo l'8 settembre 1943 l'intera compagnia fu disarmata da due soli tedeschi. Patì la fame mangiando solo mele e pesche quando li trovava. Nel caos di quell'epoca lavorò di nascosto in campagna per più di un anno. Finita la guerra si presentò alla sua compagnia a Cesano di Roma e fu congedato. Nel 1948, e cioè dopo 3 anni dalla fine della guerra, lo Stato gli fece causa perché dopo l'armistizio e la fuga del re e dei generali aveva portato con sé il fucile che poi aveva abbandonato assieme alla divisa militare per non farsi prendere prigioniero dai tedeschi. Per questo motivo doveva pagare 1000 lire di multa oppure doveva andare in prigione per 5 giorni. Dopo una riunione familiare scelse di pagare la multa. Ritira lo stesso Amadore Vito. Cappello Francesco Nunzio, classe 1922. Soldato dall'agosto 42 al 17 agosto 43 fu di stanza prima a Genova, Nervi a difesa delle coste liguri. Poi partecipò alla campagna di guerra in Jugoslavia. Il giorno dopo l'8 settembre del 43 fu preso prigioniero dai tedeschi e internato a Ludwigsburg in Germania, dove fu costretto a lavorare giorno e notte in una fabbrica tedesca per aerei. Soffrì la fame e dormiva per terra. Cercava patate nelle buche lasciate dai bombardamenti degli americani, ma i tedeschi le pestavano per non fargli mangiare. In uno dei pesanti bombardamenti aerei alleati, un giorno con lo spostamento d'aria, si trovò catapultato dentro un bunker. Si salvò nonostante le migliaia di bombe che cadevano dall'alto. Dopo la fuga dei tedeschi tornò a piedi a Genova attraverso il Brennero il 16 aprile 1945 e fu assegnato alla Guardia di Finanza di Genova, dove rimase fino al congedo. È stato decorato con la Croce al Merito per le campagne di guerra dal 1943 al 1945. Ritira la nipote Graziella Garfì. Di Pietro Francesco, classe 1917. Soldato in Grecia per 3 anni dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, la fuga e il vile silenzio del re, dei generali e dei capi militari, fu preso prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania ad Amburgo, in un campo di concentramento dove soffrì per altri 2 anni, costretto a lavorare in una fabbrica tedesca di munizioni. Ai prigionieri davano un pane ogni 3 giorni, ma lo dovevano mangiare subito altrimenti glielo rubavano. Si sentiva un re quando poteva mangiare bucce di patate recimolate dai prigionieri polacchi. Poi gli aerei alleati bombardarono il campo di concentramento, ma lui riuscì a salvarsi. Nel 1949 partì per l'Argentina, dove si sposò. Fu primo nella gara nazionale del lavoro, avendo lavorato per 3 giorni e 3 notti di seguito, e vinse il premio nazionale di $10.000 con cui comprò la casa. Ritira l'onorificenza la sorella. Sara Sebastiano, classe 1922. Chiamato alle armi nel maggio 43, fu condotto a 90 Padovano nel Veneto nella 4ª Compagnia Sanità come aiutante dell'ospedale militare da campo e collaborava con le Croce Rossine del reparto medicina. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 43 e lo sbandamento generale delle forze armate italiane, si diresse nel Padovano a piedi nonostante il freddo e la neve. Lì fu ospitato in una fattoria e lui ed altri, per non morire di fame, erano costretti a rubare il mangime ai porci. Dopo la ritirata dei tedeschi fu denunziato per aver aiutato un soldato tedesco. Per questo fu preso prigioniero, spogliato degli abiti e costretto a indossare la divisa dei deportati per essere internato in Germania nei campi di concentramento. Si aveva aiutato un tedesco, ma come? Donandogli il sangue perché era in fin di vita. Aveva fatto un gesto altamente umanitario. Per fortuna, prima della partenza dei prigionieri si sentì chiamare all'altoparlante.
uscì dalla fila, si presentò ed ebbe la sorpresa di ritrovare il tedesco a cui aveva donato il sangue. Quest'ultimo, che era un ufficiale che precedentemente aveva annotato il suo nome in agenda, lo salvò dalla deportazione riuscendo a farle scappare. Dopo alcuni mesi fu mandato in convalescenza a Buccheri fino a quando finì la guerra. Ritira il figlio Vittorio. Mazzone Orazio, classe 1918. Chiamato alle armi a Piacenza, fu assegnato al reparto sussistenza, magazzino viveri, e vi stette per ben 7 anni. Dopo lo sfondamento generale dell'8 settembre 43, essendo ancora in divisa, fu preso prigioniero prima dai partigiani e successivamente dai fascisti. Durante tali periodi fu costretto a dormire all'aperto e a soffrire la fame. Gli aerei alleati bombardavano continuamente di notte e si salvò per miracolo. La sua famiglia non ebbe più notizie per lunghi anni, tanto che lo diedero per disperso. Per sopravvivere aveva approntato un chiosco di frutta e verdura che fu completamente annientato dalle bombe aeree. Dopo molte peripezie riuscì a tornare a Buccheri con i più svariati mezzi di trasporto. Ritira il nipote. Scollo Sebastiano, classe 1921. Il 3 gennaio 41 partì soldato per Milano, quindi fu trasferito a Bologna. Dopo l'8 settembre 43 e lo sbandamento generale dell'esercito, lavorò presso una famiglia in una campagna del Veronese. Lì assistette alla ritirata di una lunga autocolonna di tedeschi che portarono via carretti, cavalli ed altro alla famiglia che lo ospitava, prendendo prigioniero il loro figlio più grande. Poco dopo l'autocolonna fu annientata dai lanciafiamme americani. Egli si trovò nel bel mezzo della battaglia e, siccome aveva per mano un bambino di 4 anni, figlio della famiglia dove lavorava, ebbe la prontezza di rifugiarsi sotto un ponte vicino, coprendo col suo corpo il bambino, che così fu salvato. Nella confusione, un tedesco che si era nascosto in un pagliaio poco dopo uscì con le mani in alto in segno di resa, ma i genitori lo volevano uccidere per vendicarsi del figlio preso prigioniero dai tedeschi poco prima. Ma Scollo li convinse a non ucciderlo e lasciarlo andare, salvandogli così la vita come aveva fatto con loro figlioletto. Finita la guerra tornò in Sicilia. Alla stazione di Vizzini Campagna trovò tanti parenti buccheresi ad attenderlo, perché avevano saputo anzitempo la notizia del suo ritorno. Ritira il cognato Carnebella Orazio. Vacirca Francesco, classe 1922. Il 12 luglio del 43, quando gli inglesi occuparono Buccheri, egli si trovava qui in licenza, quindi fu trasferito a Siracusa, poi in Puglia e quindi a Montecassino, dove vide la totale distruzione di quel paese e fu costretto, assieme ai suoi compagni d'armi, a camminare sopra i cadaveri per salvarsi dai pesanti cannoneggiamenti tedeschi. Dopo fu condotto al Lido di Venezia, dove per fortuna era trattato con dignità dagli alleati e infatti non aveva neanche l'obbligo del saluto verso i superiori, perché capirono che aveva combattuto a Montecassino, luogo divenuto ormai celebre per la battaglia contro i tedeschi. Ritira lo stesso Vacirca Francesco. Vacirca Sebastiano, classe 1921. Il 9 gennaio 1941 partì a Genova, dove lavorò nel mulino militare. La flotta navale anglo-americana bombardava continuamente l'importante porto e la città. Tra la piazza De Ferraris e la stazione marittima le incursioni aeree mietevano morti a centinaia. Le bombe sembravano un terremoto, il terrore si impadroniva della popolazione e sembrava l'inferno. L'8 settembre del 43 i suoi superiori scapparono, lasciando lui e i soldati senza ordini. Lo stesso giorno fu preso prigioniero dai tedeschi e messo in un campo. I civili porgevano di nascosto le scale ai prigionieri e così poté fuggire. Una ragazza diede abiti civili a lui e a un altro buccherese, Gianfrido Carmelo, con cui divise paure, disgrazie e fame. A Viareggio salì su un treno stracolmo verso la Sicilia, ma la corsa si interruppe perché fecero saltare i binari. Per bere si accontentava di acqua mista a carbone. A Firenze fu preso prigioniero dai tedeschi,
ma di notte, a seguito di un'incursione aerea alleata, i tedeschi scapparono ed ebbe via libera anche lui. Passò per Roma, Avellino e Caserta, in treno e a piedi. Dovette attraversare a piedi tutte le gallerie dei treni fra Caserta e la Calabria. Dormiva all'aperto. Un capitano italiano gli puntò la pistola per farlo scendere da un camion dove era salito. Invece alcuni soldati, alleati e di colore, lo fecero salire sui loro camion fino a Scilla. Lì un barcaiolo gli fece attraversare lo stretto di Messina verso la Sicilia. Chiedeva 2 lire a chi le aveva, lui gliene diede 4. Quando sbarcò sulla spiaggia siciliana, piena di ciotoli, si addormentò e raccontava: quei ciotoli mi parevano un letto di rose. Su un camion di legname passò per Ali. Lì incontrò poi un camion di suore che lo condusse fino a Catania Bicocca. Così riuscì a salire su un treno merci accalcandosi tra la folla di un carro bestiame e arrivò a Lentini, dove un carrettiere gli diede un passaggio fino a Ponte San Giovanni. Stanco e stremato, la mattina arrivò a Buccheri sano e salvo. Ritira lo stesso signor Vacirca. Zappulla Pietro, classe 1920. Soldato, fu condotto in guerra ad El Alamein, in Africa, dove faceva la staffetta in mezzo alle bombe e granate che sibilavano e scoppiavano da ogni parte. Il nemico inglese bombardava con gli aerei dalle 7 del mattino alle 7 di sera. E vivo per miracolo, infatti le contraeree italiane raggiungevano l'altezza di 500 metri mentre gli aerei inglesi bombardavano a tappeto dall'altezza di 1500 metri. Purtroppo l'organizzazione bellica italiana lasciava molto a desiderare, tanto che i soldati italiani avevano i fucili ma non avevano le cartucce, praticamente erano disarmati. Il 10 ottobre 2011 è stato decorato con la croce e medaglia al merito di guerra e autorizzato a fregiarsi con 2 stellette d'argento in riconoscimento delle sue doti di soldato valoroso per i sacrifici sofferti nell'adempimento del suo dovere nel periodo bellico 1940-1943 e con la gratitudine dell'esercito italiano. Ritira lo stesso Zappulla Pietro. Giaquinta Orazio Vito, classe 1920. Sposatosi con Trigili Maddalena nel maggio del 40, fu chiamato alle armi nel 41 in fanteria, prima all'Aquila, quindi a Chieti, dove per un'infezione allo stomaco ebbe un forte deperimento organico. Non ottenne il trasferimento, nonostante le pressanti richieste avanzate dalla giovane moglie. Cessò di vivere a soli 22 anni e sepolto nel sacrario militare di Chieti. Il suo nome è ricordato tra i caduti nella lapide del comune in piazza Toselli. Ritira il cognato Vito Trigili. Vacirca Giuseppe, classe 1922. Nel marzo del 41 partì volontario alle armi arruolandosi nel secondo reggimento artiglieria motorizzata ad Acqui, provincia di Alessandria, e vi rimase sino alla fine di settembre. Poi fu assegnato al quinto reggimento artiglieria contraerea a Padova fino al gennaio del 42. Indi fu assegnato al 75° battaglione di Livorno con altri elementi specializzati. Poi partì per la Corsica per le operazioni di sbarco e vi rimase fino al 1944. Combatté a fianco degli americani col secondo gruppo battaglione servizi, prima partecipando alla cruda battaglia di Montecassino rischiando più volte la vita e poi ancora alle periferie di Napoli combattendo contro i tedeschi che stavano ritirandosi. Ritira lo stesso Vacirca. Crescimone Salvatore, classe 1915. Nato a Caltagirone, si sposò a Buccheri con Di Pietro Grassi il 2 novembre 41. Era arruolato come militare a Canicattini Bagni, ma si trovava a Buccheri quando il paese fu occupato dagli inglesi. Non volendo farsi prendere prigioniero, tornò a Canicattini Bagni al suo reparto, ma qui gli inglesi presero prigionieri tutti i militari, compreso lui, e li condussero su una nave per essere tradotti altrove. Ma la nave fu bombardata, colò a picco e non si salvò nessuno.
e di lui non si seppero più notizie. Dopo anni fu dichiarata la sua morte presunta per eventi bellici. Il suo nome è ricordato tra i caduti e dispersi nella lapide del comune di Buccheri in piazza Toselli. Ritira la moglie di Pietro Grazia. Garfì Gaetano, classe 1914. Il 7 ottobre 1942, dalla licenza agricola che aveva avuto, rientrò a Messina nella 12ª Compagnia Sanità. Il 18 ottobre del 1942 partì per la campagna di Russia. Il 20 ottobre infatti risultava nella 873esima Compagnia Ospedale da Campo. Scriveva sempre cartoline e lettere alla moglie dalla 115esima Compagnia Sanità. In una di queste si legge: speriamo Dio che abbiamo la vittoria e ritornare presto a casa. Dai suoi scritti gelosamente conservati dal figlio Salvatore risulta con certezza che il 20 ottobre passò per Vienna, Austria, il 21 ottobre attraversò la Cecoslovacchia, dal 22 al 24 ottobre passò per la Polonia, il 25 ottobre e il 6 novembre del 1942 scriveva dalla lontana Ucraina. Da allora di questo nostro concittadino e padre di famiglia non si seppe più nulla. Purtroppo risultarono negative anche le consultazioni delle schede individuali dei prigionieri di guerra reperite negli archivi di Mosca. Nonostante il lungo e accurato interessamento del figlio Salvatore presso il Ministero della Difesa, non si è avuto alcun esito. Infatti risultò disperso in Russia per eventi bellici il 18 dicembre del 1942, giusto verbale di irreperibilità in data 21 giugno 1943. Il 6 novembre del 1942 dall'Ucraina aveva scritto ancora alla moglie una cartolina nella quale l'ultima parola fu addio. Il suo nome è ricordato tra i caduti e dispersi nella lapide del comune in piazza Toselli. Particolarmente orgoglioso e commosso ritira l'onorificenza il figlio Salvatore. Buccheri è orgoglioso della pagina che i nostri soldati hanno scritto, fra le più gloriose della nostra millenaria storia. Onore ai caduti e ai dispersi,
Onore a tutti coloro che tennero alta la dignità della patria. Il loro ricordo ispiri a tutti noi coraggio e fermezza per raggiungere la pace in tutto il mondo.